Bentrovati, oggi siamo qui per parlare di una recente presentazione che è stata promossa e organizzata in Fondazione Banca del Monte, che ha voluto descrivere i dati di una ricerca molto interessante. Una ricerca molto interessante è portata avanti con risultati sorprendenti dal presidente, anzi meglio, dall'Associazione Culturale e Turistica dei Monti Dauni, presieduta da Giuseppe Beccia, che è qui con noi oggi. Ben trovato, presidente. Grazie, che è non solo consigliere comunale a Troia per un movimento che si chiama Libertà e Partecipazione, non è solo membro delle commissioni cultura e politica del territorio, ma è principalmente e originariamente, con tutta la passione del caso, guida turistica e tour operator per francesi e inglesi, e insomma certamente molto più di altri conosce davvero bene l'essenza e l'importanza di questi luoghi turistici, che però risultano fin troppo abbandonati a se stessi. Che cosa dimostra, Presidente, questa ricerca? Quali sono i risultati? Sorprendenti o sconcertanti, oppure chissà, in qualche maniera anche ottimistici? Ma diciamo che i dati sono articolati, vanno letti, perché ci danno informazioni molto diverse tra di loro. Noi siamo partiti intanto dal dato ufficiale, che è quello relativo agli arrivi e alle presenze. Arrivi e alle presenze nel subappennino Dauno. Esatto, subappennino Dauno, Monti Dauni, preappennino, anche la questione del nome è una questione che andrebbe prima o poi affrontata e sciolta. Comunque si tratta dei 29 comuni dell'area interna della Capitanata. E il dato relativo agli arrivi e alle presenze, gli arrivi sono il numero di turisti che pernottano, o di persone in generale che pernottano nelle strutture ricettive, alberghi e strutture extraalberghiere dei Monti Dauni, mentre invece le presenze sono il numero degli arrivi moltiplicato per il numero dei giorni di presenza. In ogni caso, i dati ufficiali rispetto alle presenze nelle strutture alberghiere ed extraalberghiere dicono che negli ultimi anni c'è stato un calo. Però diciamo, è anche vero che negli ultimi, diciamo, il trend degli ultimi 10 anni è stato molto strano, perché noi siamo partiti, diciamo, se analizziamo gli ultimi 10-12 anni, diciamo, nel 2005 avevamo avuto 26.000 presenze, poi è sceso drasticamente il dato, si è attestato intorno ai 18-20.000 presenze per diversi anni, poi nel 2011 siamo risaliti a 23.000, per scendere dal 2012 fino ad oggi a dati molto bassi. Il dato del 2014 era addirittura 11.000 presenze, quindi siamo passati da 26, 25, 20.000 presenze a 11.000 presenze. E gli ultimi dati disponibili dicono che il risultato è un po' migliorato, perché nel 2015, che è l'ultimo dato disponibile, siamo a oltre 13.000 presenze. Però bisogna dire anche che il dato della statistica ufficiale, quindi quello con cui spesso si misurano i risultati turistici di un territorio, nel caso dei Monti Dauni non ci dice molto, perché questo dato ci dice solo quante sono le persone che hanno pernottato e per quanto tempo l'hanno fatto nelle strutture turistiche dei Monti Dauni. Invece a noi interessa sapere anche quanti sono gli escursionisti, cioè quelli che vengono per una giornata a scoprire questo territorio e non pernottano, e un sono po' molti come di i viandanti più del libro di Ermanesse, come il viandante, che passano ma non si fermano. Ma non lasciano tracce statistiche. E soprattutto noi, perché non lasciano, anzi non pernottano, perché questo sarebbe fondante. No? Diciamo che per ora l'attrattività del territorio non è tale da diciamo, far sì che siano moltissime le persone che restano a pernottare nel territorio. E sono però numeri abbastanza significativi, ma non c'è stata ancora nessuna esplosione. Consideriamo anche che i posti letto di Monti Dauni non sono tanti, se rapportati ai territori vicini. Noi abbiamo
poco più di 1000 posti letto, diciamo, adesso siamo arrivati forse intorno ai 1200 posti letto, niente rispetto alle centinaia di migliaia che abbiamo altrove, anche qui vicino al Gargano. Insomma. E però il territorio del subappennino Dauno di cui parliamo viene considerato tra i più suggestivi e autentici d'Italia. Non è un caso che diversi comuni dei Monti Dauni abbiano acquisito un importante marchio a livello nazionale, cioè la bandiera arancione. Che cos'è questa bandiera arancione? Il marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club? Del Touring Club, sì. I Monti Dauni sono il territorio pugliese in cui c'è la più alta concentrazione di bandiere arancioni. Noi ne abbiamo adesso sette comuni che hanno avuto questa certificazione di qualità del Touring Club, che si affianca ad altre certificazioni di qualità, che sono numerose nei Monti Dauni, perché noi abbiamo anche i borghi più belle d'Italia, ce ne abbiamo quattro nei Monti Dauni, abbiamo le città slow come Orsara. I borghi più belli d'Italia sono Pietramonte Corvino, Bovino, Roseto e Valfortore e Alberona. Le bandiere arancioni sono queste, ad esclusione di Roseto, più altre, c'è Orsara, c'è Rocchetta, c'è Troia, c'è Alberona. Sant'Agata. Alberona, sì, Alberona è tutte e due le cose. E poi ci sono le città slow. Insomma, abbiamo diverse certificazioni, quindi il fatto che questo territorio sia un territorio, quello dei Monti Dauni, un territorio attrattivo, suggestivo, ricco di bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Sono passate di qua, di là, diverse popolazioni, con tracce e reperti archeologici che non sono assolutamente da poco. Esatto, abbiamo tracce che insomma, risalgono agli antichi Dauni, ma chiaramente ce ne sono anche del Neolitico, dell'età del bronzo, dell'età del ferro, abbiamo tantissime tracce archeologiche e poi chiaramente abbiamo, diciamo, questo territorio è stato attraversato dalla trafila di popolazioni che ha attraversato anche il resto della Capitanata, quindi abbiamo avuto bizantini, longobardi, per diciamo, brevi periodi anche saraceni che si sono avventurati, ma senza mai in realtà conquistare questo territorio. Poi abbiamo avuto i normanni, gli svevi, gli angioini, gli aragonesi, un po' come il resto del... E hanno lasciato delle tracce molto significative perché... Per esempio i normanni ci hanno lasciato delle cattedrali, dei castelli straordinari, che sono in gran parte concentrati in quest'area, che era all'epoca, nel Medioevo, un'area di frontiera, perché diciamo, fondamentalmente molti dei borghi dei Monti Dauni, molte delle tracce archeologiche più significative dei Monti Dauni esistono perché quel territorio era un territorio di frontiera tra i Longobardi e i Bizantini. Quindi abbiamo testimonianze importantissime. Non solo territorio di frontiera, ma aveva soprattutto un'importanza strategica per la posizione elevata dei centri del subappennino. Esattamente. Diciamo che per lungo tempo, per diversi secoli, nel Medioevo, i Monti Dauni erano veramente uno dei confini tra l'impero bizantino, l'impero romano d'Oriente e il Sacro Romano Impero. Quindi era veramente come, io dico spesso che era un po' come il muro di Berlino di 1000 anni fa e bisognava fortificare questa frontiera. Per fortificarla hanno fondato delle città importanti, una di queste è Troia, quella diciamo, un po' più grande, le altre, diciamo, molte sono scomparse, ma restano delle tracce archeologiche molto interessanti, per esempio, non so, Dragonara, Fiorentino, Civitate, città scomparse, città oggi fantasma, ma che hanno delle tracce archeologiche molto interessanti. Quindi, diciamo, i Monti Dauni e il territorio circostante sono ricchissimi di storia, di archeologia, di arte e diciamo, il problema è che ancora non siamo riusciti a fare di queste attrazioni una ragione valida per venire a scoprire questo territorio. E però nel frattempo la presenza di infrastrutture c'è stata nel tempo, anche se troppo spalmata nel tempo, ci sono due linee ferroviarie e l'uscita autostradale nei pressi di Candela. E l'isolamento geografico si sente, come si può risolvere una situazione del genere? Ma diciamo, io sono convinto del fatto che se un territorio è attrattivo, a prescindere dalla presenza di grandi infrastrutture, funziona lo stesso. Ma il caso è ben rischiosa questa affermazione. Beh, rischiosa, io infatti spesso però per esempio il caso di Matera adesso... Ci si dovrebbe inventare un percorso diverso del Cammino di Santiago. No, quello che bisogna garantire è la raggiungibilità del territorio. Cioè il territorio deve essere raggiungibile, è infatti uno dei problemi che abbiamo riscontrato nell'indagine, sia da parte dei tour operator, sia da parte degli operatori locali, è che il turismo non decolla anche perché davvero le strade sono in condizioni disastrose, per cui spesso non ci si avventura proprio perché i mezzi hanno difficoltà ad arrivarci. Quindi la raggiungibilità deve essere garantita, però Matera è diventata capitale, cioè sarà la prossima capitale europea della cultura anche senza enormi infrastrutture, senza diciamo grandi stazioni, aeroporti e così via. Chiaramente se ci sono utili, fanno comodo, agevolano il lavoro, però
molti territori sono capaci di attrarre anche senza, anzi in alcuni casi addirittura questo relativo isolamento, il fatto di stare così sui, come i village perché in Francia, aggrappati alle montagne, è proprio il loro fattore di forza, cioè il fatto di non avere queste grandi infrastrutture è una delle ragioni della bellezza di questi posti. O come le meteore. Come le meteore in Grecia, per esempio, esatto. E intanto c'è anche un altro dato, che la popolazione residente è in continuo decremento, questo fa tristezza. La popolazione è in decremento ormai da molto tempo, da troppo tempo, e purtroppo una delle ragioni è anche che appunto non ci sono state in questi anni delle spinte forti, delle accelerazioni sul piano economico-sociale. Non, diciamo, la verità, c'è sicuramente un dato anche demografico relativo alle nascite, però il problema vero è che molte delle energie dei Montidauni, molti dei giovani dei Montidauni vanno via. Vanno via perché appunto in questo territorio è difficile costruirsi delle opportunità. Alcuni lo stanno facendo, insomma. Cosa? Noi siamo costruirsi, provare a costruirsi una strada nel loro territorio. Fortunatamente negli ultimi anni sono nate tante strutture ricettive, tanti agriturismi, ci sono ragazzi che sono tornati anche grazie alle politiche regionali, insomma, come Bollenti Spiriti, Principi Attivi, sono ritornati, hanno avviato delle iniziative imprenditoriali in questo territorio. Insomma, qualcosa si è mosso, è ancora troppo poco, e infatti, diciamo, molti dei nostri cervelli migliori vanno via o in Nord Italia o addirittura all'estero. Ma il subappennino da uno fino al 2009, credo, era organizzato in due fazioni, in due comunità montane, quella dei Monti Dauni settentrionali e quella dei Monti Dauni meridionali. Che cosa è accaduto poi? Perché si è eliminata questa barriera, questa suddivisione di... No, semplicemente le comunità montane come enti sono state smantellate, non esistono più per legge, per cui, perché diciamo, c'è stata una fase negli ultimi anni nella quale alcune strutture sono state considerate in sovrappiù e sono state considerate solo come delle fonti di spesa e sono state cancellate, quindi non esistono proprio più. C'è ancora oggi a Bovino, alla sede dei Monti Dauni meridionali, una grandissima struttura vuota perché appunto non c'è più persone, sono strutture che non esistono più. Oggi però il territorio, penso possiamo dire che i Monti Dauni meridionali e settentrionali si considerano un solo territorio, e ci sono delle organizzazioni come il GAL Meridauni, per esempio il gruppo di azione locale Meridauni, che in qualche modo supplisce anche un po' all'assenza di queste comunità montane. Però penso che possiamo dire che negli ultimi anni questo territorio si percepisce se stesso come una sola cosa. Questo già è un passo in avanti molto importante, perché è un territorio fatto di tanti campanili, sono 29 campanili. Però pian piano iniziamo a sentirci un territorio solo. Adesso, diciamo, il passo successivo è provare a costruire delle sinergie e a integrare gli sforzi che ciascun comune fa per incrementare, per esempio, il turismo. L'unione fa la forza, 29 campanili, altrettante cattedrali, e quanti castelli? Ma cioè, i castelli sono tanti, soprattutto se si considerano anche le torri, i resti, le rovine. Le cattedrali in realtà sono un po' meno, perché le diocesi non erano tantissime, però ce ne sono, sono cattedrali o ex cattedrali, quella di Troia, ma c'è chiaramente quella di Bovino, c'è quella di Ascoli Satriano, ormai sono quasi tutte concattedrali perché le diocesi sono state fuse. E poi sono vecchie cattedrali come quella di Volturara, che era una diocesi, oggi non lo è più, però che è un gioiellino del romanico pugliese. E poi abbiamo anche tanti resti di cattedrali che sono ormai resti archeologici, perché insomma, a Monte Corvino c'era una cattedrale, e c'era Dragonara addirittura, ci sono cattedrali scomparse, cattedrali fantasma, quindi abbiamo un sacco di resti preziosi sul territorio e dobbiamo fare qualcosa in più per valorizzarli. Proviamo a nominarli tutti: Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Eccellenza Valfortore, Pietra Montecorvino, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Voltura Rappula, Volturino, Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Troia, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Celle di San Vito, Castelluccio dei Sauri, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Diliceto, Panni, Accadia, Monteleone, Sant'Agata di Puglia, Candela, Anzano di Puglia e Rocchetta Sant'Antonio. Che cosa occorre a questi comuni per risollevarsi un po' e farsi notare dalla massa dei turisti? Allora, questo è stato un po' l'obiettivo della nostra indagine, quello di intervistare da un lato i tour operator per capire quali sono le esigenze del mercato, cioè di che cosa hanno bisogno i tour operator per essere sollecitati ad investire sui Monti Dauni,
E dall'altro lato abbiamo anche intervistato invece imprese e operatori culturali del territorio e abbiamo notato che se su alcune cose sono d'accordo, per esempio, tra di loro per e quindi fanno rete o farebbero no, rete. Diciamo che vanno nella stessa direzione, cioè sono consapevoli del fatto, per esempio, e lo dicono nelle loro risposte, che elemento imprescindibile per valorizzare questo territorio e mettere in campo una strategia di promozione adeguata, perché il problema vero, ora io lavoro soprattutto con francesi e inglesi, ma anche quando mi capita di lavorare con italiani, il problema vero è che... Tedeschi no? No, tedesco non eppure ancora. Eppure popolano in gran parte il Gargano d'estate, no? Sì, no, i tedeschi sono senza dubbio il flusso maggiore di turisti, però io ancora non conosco. Non sui Monti Downi. No, sui Monti Downi anche, vengono anche, spesso vengono attrezzati, perché è un turismo che è iniziato molto tempo fa, quindi vengono attrezzati con le loro guide anche nel territorio. Invece i francesi stanno scoprendo adesso la Puglia, negli ultimi 10 anni c'è stato un esploit di francesi, gli inglesi non c'è stato ancora questo esploit, ma ci sono. Ora, il problema vero è che la gente che pensa alla Puglia pensa a poche cose, pensa ad Alberobello, ai Trulli, pensa a Castel del Monte, pensa adesso molto al Salento, al Museo pensa di Taranto, alle no. coste, pensa all'archeologia, pensa anche alla Magna Grecia sicuramente, ma non ha la minima idea che esistono i Monti Downi, cioè è difficile in una regione così ricca di patrimonio cercare di trovare, di farsi un po' spazio. L'enogastronomia ha un'importanza per esempio, straordinaria. Esatto, per esempio l'enogastronomia è uno degli strumenti e i tour operator ci dicono che è il secondo elemento di interesse della loro clientela. Noi abbiamo intervistato tour operator che o lavorano in Puglia e sono di fuori, diciamo che hanno sede fuori dalla Puglia o sono proprio pugliesi. E loro ci dicono che il 34% della loro clientela viene per visite culturali, quindi il patrimonio è molto interessante, ma il 26% viene per le attrazioni enogastronomiche. Quindi sicuramente questo è un pezzo importantissimo, un attrattore fondamentale e noi qui delle risorse ce l'abbiamo, perché abbiamo, insomma, chiaramente questo Nero di Troia che adesso è diventato, diciamo, di moda, è un vino di cui si parla spesso, che poi facciamo ancora troppo poco qui, è un vino che si fa soprattutto nella Batte in realtà, però noi si è fatto uno sforzo in questi anni per cercare di associare questo nome che in qualche modo ci riguarda con il territorio. E poi abbiamo anche altre produzioni di pregio, abbiamo salumi, abbiamo formaggi, abbiamo degli attrattori enogastronomici e ci sono comuni che hanno fatto un lavoro prezioso negli ultimi anni per valorizzarli, come tra questi soprattutto Orsara di Puglia e il suo ambasciatore che è Peppe Zullo. Insomma, qualcosa si è fatto e questa è la direzione giusta. Quindi su questo sono d'accordo gli operatori del territorio e i tour operator. Su altre cose non lo sono. Per esempio, i tour operator dicono che a loro degli eventi, dei grandi eventi, non interessa praticamente quasi nulla. Cioè, noi facciamo uno sforzo enorme nelle nostre comunità, un po' tutti i comuni, per fare delle grandi feste, grandi eventi, le sagre. Francesi e inglesi sono di palato fine, i grandi eventi sono... No, più che altro non organizzano i tour in funzione degli eventi. I tour operator organizzano i tour in funzione delle stagioni, della conoscenza. Esatto, non potrebbero fare dei tour, anche perché poi noi, diciamo, non è che programmiamo con anni di anticipo, quindi spesso le date degli eventi si sanno anche all'ultimo. Quindi a loro non interessa, mentre invece noi siamo convinti, e lo dicono gli operatori culturali, siamo convinti che fare tanti eventi sia uno degli strumenti per diciamo, far crescere il territorio dal punto di vista turistico. Non è così. Gli eventi sicuramente servono, se sono pochi, fatti bene e creano un immaginario. Per esempio in Salento, il Salento non sarebbe il Salento senza la Notte della Taranta. Certo. La Notte della Taranta ha creato un immaginario, ma in realtà molta gente va in Salento anche per la suggestione di questo tema, della Taranta, di questo evento, ma non ci va a vederlo, va in Salento perché è affascinato da un territorio in cui si fanno anche queste cose. Quindi se noi avessimo, ma va anche per la Notte della Focara, cioè anche, ci sono vari eventi che hanno creato un immaginario di quel territorio. Nei Monti Downi si dovrebbe fare lo stesso, ma cominciando a capire che fare 100 sagre sicuramente serve a tante cose, serve a creare un clima di comunità, serve al turismo di prossimità, serve a far venire gente dai paesi vicini, ma sicuramente non serve ai tour operator. Su questo, per esempio, sono in disaccordo. È interessante infatti notare una delle risultanze di questa ricerca, per cui si è analizzato l'elemento della provenienza dei clienti dei tour operator. La risposta è che il 44% vengono dal resto dell'Italia, dall'estero vengono il 24% e dalla Puglia il 32%. Questo è un dato su cui lavorare, senza dubbio. Sì, sì. Diciamo, a noi questo dato serviva soprattutto per far capire che il campione di tour operator e di agenzie
turistiche che abbiamo intervistato era abbastanza rappresentativo di vari segmenti, perché se avessimo intervistato solo chi si occupa di stranieri avremmo avuto risposte diverse. Invece noi abbiamo cercato di intervistare tour operator che nel loro insieme rappresentano i vari segmenti. Però diciamo, questo dato in qualche modo risponde anche a un dato più generico, cioè effettivamente il turismo in Puglia, come anche altrove, è fatto di tanti segmenti che vanno tutti quanti ugualmente curati. Cioè, abbiamo una parte del leone che è fatta da chi viene dal resto d'Italia per visitare questa regione, che da una decina d'anni a questa parte è trendy, cioè fa tendenza, diciamo, tutti quanti sono interessati a scoprire. C'è una parte crescente di turismo straniero, che diciamo nel nostro tour operator è il 24%, ma che è anche di più nella realtà, e poi c'è invece una percentuale che non va, diciamo, ignorata, che è quella del turismo di prossimità, cioè il 32% di turisti è gente della stessa regione che soggiorna, che va da una parte all'altra. Non a caso un altro risultato dimostra che le escursioni o i tour sui Monti Daoni, nel momento in cui sono state proposte, hanno avuto un successo strepitoso, perché il 70% dice sì, hanno avuto gran successo queste proposte di escursioni e di tour su posti che però sono poco conosciuti, perché la prima domanda che con cui si inaugura questa attività di ricerca è: quanto conosce il territorio e i borghi dei Monti Daoni? Dovrebbero provare a chiederselo i nostri amici e le nostre amiche da casa. Quanto conoscete il territorio e i borghi dei Monti Daoni? La risposta procura tristezza, perché il 44% delle persone che hanno potuto rispondere dice molto poco. Molto poco. Che cosa possiamo fare allora, conclusivamente, per promuovere al massimo l'essenza storica e culturale e dell'enogastronomia di questi comuni, di questi 29 comuni della nostra terra? Beh, questa è la domanda clou, e chiaramente la risposta non può essere una, sono molteplici. Noi come cittadini dobbiamo iniziare a essere più consapevoli della bellezza che abbiamo intorno e essere capaci anche di difendere la bellezza, che non è una cosa banale. Difendere la bellezza vuol dire tante cose. Vuol dire cose. Cominciare a esserne consapevoli e parlarne di più. Parlarne di più, ma anche io vado anche oltre, cioè noi abbiamo delle responsabilità nei nostri comuni che diciamo hanno fatto sì che nell'ultimo mezzo secolo molti dei borghi che erano straordinari sono stati deturpati, per esempio da un certo tipo di edilizia, un certo tipo di concessioni facili. Cioè, difendere la bellezza vuol dire partire da questo, cioè dal dovere civico che ognuno ha anche di monitorare, no, che la bellezza del proprio territorio non venga, diciamo, deturpata. Questo era quello che faceva anche Peppino Impastato nella sua Sicilia. Se insegnassimo la bellezza, infatti questa è proprio la prima cosa. Poi ci sono tante misure più piccole che devono fare gli operatori culturali da un lato e le imprese dall'altro, ma è importante che siano consapevoli di quali sono i bisogni del mercato. Questa è, diciamo, la ragione per cui ci abbiamo tenuto a condividere i risultati di questa indagine, appunto, sia con i tour operator sia con gli operatori del territorio. È importante che si sappia quali sono le esigenze dell'una e dell'altra parte per farle combaciare. Complimenti a Giuseppe Beccia per questa ricerca che ha promosso grazie alla sua associazione, Associazione Culturale e Turistica dei Monti Daoni. Lui è consigliere comunale a Troia e anche membro della Commissione Cultura e Politica del Territorio, non a caso. Buon lavoro. Ricordiamo quella che è anche un po' uno slogan, che è il nome dell'associazione cui appartiene, del partito cui appartiene: libertà e partecipazione. Questo deve riguardare anche il settore turistico-culturale che ci riguarda, che parte, che è custodito in queste terre preziose dei Monti Daoni. E allora non dimenticate di andare a conoscere le terre dei Monti Daoni. Grazie. Grazie. Thank you.